Webinar Proteggere i dispositivi. Come sapete, questo è ancora un webinar del ciclo dei martedì con le competenze digitali. Questo è il nostro decimo appuntamento. La prossima settimana avremo l'ultimo appuntamento con questo ciclo di webinar. Come sapete, quindi, cosa parliamo nel corso di questi webinar? Stiamo affrontando il tema dello sviluppo delle competenze digitali per la pubblica amministrazione, in particolare dal punto di vista del syllabus, che è lo strumento messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Cosa prevede il syllabus? Ormai lo sapete, io non voglio continuare ad annoiarvi. Per chi avesse perso i seminari precedenti, trovate la registrazione di tutti i webinar a partire anche dalla scheda dalla quale vi siete iscritti oggi. Ci sono tutti i link alle altre schede e quindi potete vedere anche tutte le registrazioni precedenti. Comunque, diciamo che il syllabus è lo strumento offerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica per lo sviluppo delle competenze digitali per la pubblica amministrazione. Come sapete, prevede il syllabus, che è una sorta di enciclopedia, dizionario delle competenze che tutti i dipendenti pubblici dovrebbero possedere, quindi non le professionalità ICT, non gli specialisti ICT, ma si tratta di competenze digitali che devono essere comuni a tutti i dipendenti pubblici proprio per realizzare la loro attività lavorativa normale. Il sistema prevede che a partire da questa sorta di dizionario, elenco di competenze, le amministrazioni, da quando sarà disponibile, possano fare una autovalutazione delle competenze digitali che ciascuno possiede, quindi la autovalutazione personale a livello di dipendente, e poi in base al livello di padronanza che risulta per ciascuno, che può essere livello base, intermedio o avanzato, ciascuno verrà orientato all'attività formativa più giusta per colmare i suoi gap che sono stati individuati nelle diverse aree. L'attività formativa sarà disponibile per tutti, lo ricordo ancora, a partire da settembre. Ci sarà una prima attività formativa gratuita per tutti, quindi avrete accesso ad una formazione online, fruibile in apprendimento autonomo e disponibile gratuitamente per tutti. Allora, passiamo quindi a parlare di questi seminari. Qual è la logica dei webinar? I webinar sono 11, quindi ne stiamo facendo uno per ogni competenza prevista dal syllabus. Chiaramente nel seminario online non si possono affrontare tutti i temi previsti dalla competenza, ma l'idea è quella di affrontare i temi principali e soprattutto, come dire, non farlo come in una lezione tradizionale su quel tema, ma farlo dal punto di vista dell'importanza oggi per il funzionario pubblico delle competenze e abilità di cui si parla. I nostri relatori forniscono quindi degli spunti, ci danno anche nelle slide inseriscono anche una sorta di bibliografia, sittografia, per saperne di più, in modo tale che poi voi possiate anche iniziare ad approfondire questi temi. E per tutto il resto, chiaramente, ci sarà la formazione che sarà disponibile a partire da settembre. Quindi passiamo a parlare del seminario di oggi. Come sapete, abbiamo affrontato già tutte queste aree previste dal syllabus. Con oggi iniziamo ad affrontare l'area sicurezza, in particolare parliamo di proteggere i dispositivi. Quindi di cosa parliamo oggi? Parliamo proprio di tutte le misure che sono sia di carattere tecnologico che organizzativo, che procedurale per garantire la produzione dei sistemi informatici e dei dati contenuti. Chiaramente non si parla, lo vedremo subito, non si parla solo di tecnologia, ma si parla anche di organizzazione, di processi e si parla anche proprio del comportamento delle persone. Vedremo quindi insieme proprio quali sono i rischi a cui andiamo incontro, in realtà nel lavoro di tutti i giorni, i comportamenti che mettono a rischio proprio la sicurezza dei dati e dei dispositivi, e vediamo anche quali sono le minacce a cui siamo esposti appunto quando operiamo nel digitale, e vedremo poi chiaramente le misure minime di sicurezza ICT previste per la pubblica amministrazione. Quindi, come sapete, in ogni webinar è prevista anche la presentazione di un'esperienza da parte di una delle amministrazioni, cosiddette amministrazioni pilota, che sono quelle che hanno iniziato a sperimentare il sistema di assessment.
Ecco quindi il programma del seminario di oggi. Vedremo subito l'esperienza della Regione Lazio con Valentina Campagnola. Era previsto anche un intervento di Giusy Micoli che però ha avuto un imprevisto all'ultimo momento. E quindi vedremo come la Regione Lazio ha sperimentato il sistema di assessment, come in qualche modo come è andato, come lo ha vissuto e come ha inserito anche tutta l'attività del syllabus nello sviluppo delle competenze digitali dei propri dipendenti. Passeremo poi al contenuto focus del seminario di oggi, che è quello di proteggere i dispositivi, e vedremo proprio con Corrado Giustozzi, un esperto di sicurezza informatica, quali sono i temi principali. Quindi vi ricordo alcune comunicazioni di servizio, che la registrazione del webinar e le presentazioni saranno disponibili sulla scheda dell'evento a partire da questo pomeriggio, quindi anche chi riuscisse a entrare solo più tardi, riuscirà poi a recuperare dalla registrazione tutti i contenuti, mentre le presenze verranno attestate a partire da domani. Al termine degli interventi dei nostri relatori è prevista una breve sessione di domande e risposte, quindi come sempre potete scrivere nel box che visualizzerete tra poco domande e risposte, le domande per i nostri relatori. Con questo io mi taccio, lascio la parola alla Regione Lazio Valentina Campagnola, appena la vedo in video disattivo la mia webcam. Perfetto. Ecco Valentina, le lascio la parola, ricordi Valentina di tenere alto il volume della voce, ma se ci fossero dei problemi interverrò io. Grazie, Prego. buongiorno a tutte e a tutti. Mi presento, sono Valentina Campagnola, sono la dirigente dell'area datore di lavoro, promozione del benessere organizzativo e servizi al personale, di Regione Lazio, all'interno della quale è incardinato l'ufficio formazione. L'area si trova nell'ambito della direzione regionale affari istituzionali, personale e sistemi informativi. E prima di tutto porto i saluti del direttore regionale Alessandro Bacci e anche il ringraziamento a nome del direttore al Dipartimento di Funzione Pubblica per aver accolto Regione Valentina, Valentina, chiedo scusa, ti puoi allontanare leggermente dal microfono? Si sente un po' un'eco fastidiosa. Lazio. Prova a parlare. Proviamo Sì, va meglio. Perfetto. e dicevo, porto i saluti e i ringraziamenti anche al Dipartimento di Funzione Pubblica per aver accolto Regione Lazio in questa sperimentazione che riguarda appunto le competenze digitali. E diciamo, prima di entrare un po' nel merito della nostra esperienza, qualche dato e informazione su come è organizzata Regione Lazio. Allora, la giunta regionale ha circa 4.500 dipendenti tra dirigenti e comparto, con un'età media che è in linea, diciamo, con l'età media della pubblica amministrazione, del personale della pubblica amministrazione. Abbiamo un'età media di circa 52 anni, una prevalenza minima di genere femminile rispetto al maschile. Le strutture amministrative, diciamo, sono varie, e alcune direzioni hanno anche delle articolazioni, diciamo, territoriali, segretariato generale, avvocatura, 17 direzioni regionali e 3 agenzie regionali. Regione Lazio è caratterizzata dalla presenza di profili professionali, non esclusivamente tecnici o amministrativi. Diciamo che negli ultimi anni ci sono stati trasferimenti in attuazione della legge Delrio di personale che è proveniente dalle province, quindi trasferimento di funzioni, di personale e di competenze con profili variegati. Mi riferisco in particolare ai centri per l'impiego o ai centri di formazione professionale dove abbiamo appunto Valentina, chiedo scusa, si sente effettivamente il volume, la voce si sente un po' distorta. Ti chiedo di provare dalla tendina in alto a regolare il volume del microfono, abbassalo leggermente. Affianco all'icona del microfono. Meglio? Mi sentite meglio? Sì, mi sembra che vada meglio. Sì, c'è meno distorsione. Sì. Va bene, grazie. Abbiamo Prego. dei profili professionali che sono diversificati e variegati. Mi riferisco
riferivo in particolare appunto alle professionalità dei centri per l'impiego, dei centri di formazione professionale, ma anche a profili professionali nuovi come l'operatore che opera presso il numero unico delle emergenze 112, che non è né un profilo tecnico né amministrativo, piuttosto che al personale che opera nell'ambito delle aree naturali protette, quindi che svolge attività magari di vigilanza, piuttosto che a profili nuovi che sono stati introdotti anche con concorsi che sono in corso di espletamento, che prevedono appunto delle assunzioni prossime, quali l'esperto in service designer, in comunicazione e relazioni istituzionali, in valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, quindi profili nuovi e innovativi. Ed è anche in corso di definizione il nuovo sistema delle competenze e dei profili professionali. Nuovo sistema delle competenze che ha, diciamo, sostanzialmente la finalità di rendere coerente con le priorità strategiche dell'amministrazione il modello di organizzazione appunto delle competenze e che ha, diciamo, la finalità anche di accompagnare processi di sviluppo professionale, quindi di intervenire a colmare eventuali gap formativi e di consentire anche chiaramente delle procedure di reclutamento che siano differenziate rispetto alle competenze che l'amministrazione cerca. Questo per dire che nell'ultimo, diciamo, negli ultimi anni si è, come dire, avviato un percorso che diciamo, tende all'introduzione di un nuovo modello organizzativo per la Regione Lazio, che ha l'obiettivo quindi anche sfidante di intervenire nell'ottica dell'innovazione, di un miglioramento nell'organizzazione del lavoro, quindi anche con dei benefici su chiaramente l'erogazione di servizi, l'incremento di produttività, ma anche benefici diciamo, più generali e di impatto sul sistema. E in questo senso l'accrescimento delle competenze digitali risulta sicuramente funzionale allo sviluppo di questo modello. Diciamo tre sono, ecco, le parole chiave che possono, come dire, caratterizzare questo nuovo modello organizzativo per Regione Lazio: lo smart working, la transizione digitale e il change management. Per quanto riguarda lo smart working, che diciamo chiaramente è stato posto sotto la luce di tutti i riflettori in emergenza Covid, Regione Lazio aveva già avviato una sperimentazione nel 2018 con un progetto pilota e nel 2019 una sperimentazione molto più ampia che ha coinvolto quasi tutte le strutture e oltre 500 dipendenti. E già lì si è compreso come l'accrescimento delle competenze digitali fosse evidentemente funzionale e fondamentale per questo nuovo modello. Rispetto, diciamo, ai progetti di transizione digitale, diciamo, Regione Lazio sta seguendo e implementando una serie di progetti con rilevanza sia interna che esterna e che vanno dalla, diciamo, reingegnerizzazione dei processi alla sostituzione delle postazioni di PC fisso, in sostituzione quindi con PC portatili, con una graduale sostituzione ovviamente in favore di tutto il personale. Si sta, diciamo, avviando la consegna della firma digitale non solo ai dirigenti ma anche ai funzionari e oltretutto sono messi a disposizione di tutti i dipendenti degli strumenti di collaborazione che appunto consentono di lavorare in questo nuovo modello organizzativo anche in team e anche a distanza. Chiaramente presupposto è il change management e quindi attività di cambiamento finalizzate proprio a una nuova cultura sia organizzativa che manageriale. E su questo stiamo investendo, diciamo, con progetti di formazione mirati ad hoc che vanno dallo smart working allo sviluppo appunto delle competenze manageriali. E dicevo appunto, fattore abilitante per noi è il piano formativo che è stato anche rapidamente, diciamo, riprogrammato in modalità smart learning durante l'emergenza Covid, con una nuova appunto, programmazione che ha tenuto conto anche di un nuovo approccio, contenuti e metodi. E
tra i quattro macro obiettivi, diciamo, del nostro piano formativo, oltre a quelli più strategici di sviluppo delle competenze trasversali, di aggiornamento e crescita professionale, si è lavorato anche sullo sviluppo delle competenze digitali. In questo senso quindi abbiamo avviato, appunto grazie al coinvolgimento del Dipartimento di Funzione Pubblica, un progetto pilota e abbiamo quindi partecipato a questo, diciamo, questionario di autovalutazione delle competenze digitali. Diciamo, la nostra sperimentazione si è chiusa da poco, lo scorso venerdì, quindi sono stati coinvolti 100 dipendenti non aventi profili professionali ICT e che nel periodo tra il 3 e il 17 luglio hanno svolto il test di autovalutazione messo a disposizione dal Dipartimento di Funzione Pubblica. E i dipendenti sono stati individuati nell'ambito di 5 direzioni regionali, che generalmente sono quelle che vengono coinvolte quando, diciamo, effettuiamo delle sperimentazioni nell'ambito delle politiche per il personale, quindi oltre alla direzione affari istituzionali, personale e sistemi informativi, sono state coinvolte la direzione bilancio, la direzione centrale acquisti, la direzione programmazione economica e la direzione audit. È stata molto importante l'attività di comunicazione interna prima, diciamo, dell'avvio del periodo di sperimentazione. Abbiamo organizzato insieme al Dipartimento di Funzione Pubblica e quindi con dei referenti di Funzione Pubblica che sono intervenuti un webinar proprio prima dell'avvio della sperimentazione e abbiamo dato anche ampia comunicazione con newsletter e anche sulla intranet regionale. Quindi segnalo l'importanza di un'attività di coinvolgimento e di comunicazione preventiva. E durante il periodo si sono svolte anche attività di monitoraggio, anche in collaborazione con il Dipartimento di Funzione Pubblica e diciamo, abbiamo così sollecitato anche i dipendenti che magari si erano registrati ma che ancora non avevano svolto il questionario a effettuarlo. Dunque, questi sono i primi dati, vado velocemente a illustrarli, sui 100 dipendenti che hanno partecipato, vediamo che c'è una prevalenza del genere femminile rispetto al maschile, ma in linea, diciamo, con i dati che vi illustravo all'inizio. Il livello di istruzione per la gran parte di tipo universitario e segue poi istruzione secondaria di secondo grado e una percentuale del 10% sulla post universitaria e sulla secondaria di primo grado una percentuale molto più limitata. L'età anagrafica è in linea con quello che ci siamo detti prima, quindi la stragrande maggioranza si colloca tra i 40 e i 60 anni di età sostanzialmente. E è interessante notare come vi erano tre possibilità per effettuare il test, la gran parte lo ha effettuato una sola volta. E nel grafico che segue, in questo grafico a ragnatela è interessante vedere come si è collocata la Regione Lazio, diciamo, nell'ambito di questa sperimentazione, quindi il punteggio di Regione Lazio rispetto alle 5 aree del syllabus, vediamo che abbiamo, diciamo, un punteggio un pochino sopra la media, rispetto alle aree dei servizi online, della sicurezza, della comunicazione e condivisione. Dobbiamo invece colmare qualche gap sulla trasformazione digitale e sull'area dei dati, informazioni e documenti informatici. È evidente che, ecco, al termine, diciamo, di questa mini sperimentazione, la proseguiranno attività di formazione. L'intenzione è proprio estendere la formazione di base comunque, andare a estendere la possibilità di compilare questo questionario non appena sarà possibile, quindi a tutto il personale regionale e procedere poi con un'attività di integrazione, diciamo, delle risultanze con il sistema delle competenze e dei profili professionali anche proprio per
meglio calare, diciamo, il livello e l'area di competenza allo specifico ambito di ruolo. Termino così, vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile se ci sono delle domande. Perfetto, grazie molto Valentina. Beh, per noi è interessante, immagino anche per chi ci ascolta, capire come la vostra comune amministrazione grossa, in questo caso la Regione Lazio, ha iniziato proprio a partecipare a tutto il sistema del syllabus. In questo caso avete coinvolto 100 persone, però come dicevi tu avete anche affiancato tutto il processo da un'attività di comunicazione, affiancamento e assistenza. E va bene, quindi questo è un po' il percorso che poi le amministrazioni potranno fare a partire da settembre. Allora, grazie molte. A questo punto do la parola a Corrado Giustozzi, che aspetto di vedere in video. Perfetto. Quindi con Corrado Giustozzi vediamo quindi proprio il tema centrale di questa competenza, vediamo cosa dobbiamo proteggere e perché. Vediamo quali sono le minacce, ma anche quali sono i nostri comportamenti che mettono a rischio la sicurezza. Sono sicura che la maggior parte di noi dovranno correre ai ripari subito dopo questo seminario, perché capiremo che il 99% delle cose che facciamo ci mettono a rischio e vedremo quindi anche un po' alcune contromisure. Prego, Corrado. Grazie Roberta, buongiorno a tutti. Sì, il titolo del seminario protegge i dispositivi, ma come detto giustamente, in realtà i dispositivi sono soltanto l'anello finale di una catena di cose importanti. Proteggere i dispositivi serve a proteggere la cosa fondamentale che è l'informazione. Ma non anticipo chi è l'assassino, ce lo lasciamo come in tutti i gialli alla fine. Intanto vediamo come si incastrano le cose che dirò nella struttura del syllabus. Oggi, nella chiacchierata, che sarà, diciamo, non strettamente legata ai vari livelli, sarà un po' più generale, però tratteremo sia il livello base che quello intermedio che quello avanzato. Vedendo esplicitamente o implicitamente alcune delle competenze. Quello che vorrei fare però è, anziché un'esposizione, diciamo, ecco, didattica dei singoli temi, fare una chiacchierata un po' a tutto tondo, perché la cosa importante è comprendere l'ecosistema nel quale ci muoviamo, che non è fatto delle regole. La regola, la password o diciamo la cosa da fare, discende da una serie di problematiche più ampie di considerazioni generali, e credo che la cosa importante sia vedere appunto il contesto, perché poi comprenderemo meglio quali sono le cose giuste da fare, anche se non ce lo dice nessuno, perché le cose da fare non sono così naturali come in altri settori, perché non ce lo insegna la società. Alcuni comportamenti difensivi che adottiamo ce li insegna la mamma da bambini o la società. Ecco, in questo caso i comportamenti difensivi non ce li dice nessuno, quindi non riusciamo a inventarceli da soli. Più o meno questo è il percorso che seguirò in questa chiacchierata. Cosa dobbiamo proteggere? Perché dobbiamo proteggerlo? Da cosa? Come? Parleremo in particolare poi delle cose a portata di mano di tutti, quindi i nostri piccoli comportamenti quotidiani che però fanno la differenza, ad esempio una sana gestione delle password, sembra banale, ma in realtà è fondamentale. E poi parlerò un pochino delle misure minime di sicurezza ICT per la pubblica amministrazione emesse dall'AGID, che sono un obbligo per le pubbliche amministrazioni. Perché ne parliamo? Intanto perché è utile sapere che esistono. Quasi certamente la gran parte delle persone che assistono a questo webinar non hanno la responsabilità dell'attuazione delle misure di sicurezza, però ne saranno, diciamo, coinvolti, volevo dire ne saranno vittime, ma forse non era carino. E quindi è importante che si comprenda perché un'amministrazione emana certe regole o chiede di adottare determinati comportamenti. E quindi il contesto,
nel quale ancora una volta ci si muove, è importante da conoscere. Bene, andiamo allora a iniziare. E scusate, sembra che la prenda un po' alla larga, però credo che sia meglio contestualizzare le cose, perché poi i piccoli tassellini vanno a posto da soli. Partire dal tassellino a volte ci fa perdere di vista il grande quadro degli eventi, che invece è proprio quello che ci spiega come mai alcune cose succedono oppure succedono in un modo piuttosto che in un altro. E allora, molto rapidamente, un breve commento su questo discorso dell'informazione, perché in realtà tutto quello che stiamo facendo è finalizzato a proteggere l'informazione. Noi non proteggiamo i dispositivi in quanto tali, proteggiamo il dispositivo per quello che fa. E che cosa fa il nostro dispositivo, sia il nostro smartphone che il computer dell'amministrazione, o il computer di casa, o la console di gioco, è la stessa cosa. Sono strumenti che trattano informazioni, che possono essere nostre, possono essere dei nostri clienti, possono essere dei cittadini, ma sempre di informazioni si parla. E il valore che dobbiamo tutelare è proprio l'informazione. Ci dicono i sociologi oramai da alcuni anni, e dobbiamo credergli, che viviamo in una cosiddetta società dell'informazione. È un'affermazione talmente ovvia che quasi ci scivola addosso senza contestualizzazione. Che cosa significa? Ebbè, ha un significato estremamente profondo. La società dell'informazione è la società post-industriale, quella nella quale la catena dei valori è modificata. Nella società industriale, che diciamo era tale fino a pochi anni fa, il valore era laddove c'era capacità di trasformare materie prime, quindi la fabbrica, l'impresa, l'industria. Oggi il valore non è più lì, ma è dove sta la capacità di trasformare informazioni. Le società più quotate in borsa sono società che non hanno asset industriali. Instagram ha 40 dipendenti, Uber non possiede le macchine con cui dà i passaggi, così come Airbnb non possiede nessun appartamento, al contrario di catene di hotel. Ma Airbnb vale 9 miliardi di dollari più di Hilton, di tutta la catena Hilton, proprio perché non possiede beni materiali, ma tratta solo informazioni, mette in contatto chi ha necessità di un alloggio con chi è disposto a dare alloggio. Ecco, l'informazione è al centro anche economico della nostra società. Questo è molto bello, poi parliamo di informazione digitale, smaterializzata, come sappiamo tutti, questo è molto bello, ma ci crea dei problemi, perché proteggere l'informazione tradizionale, cioè il documento scritto, il pezzo di carta o il papiro, la pergamena, la tavoletta d'argilla, era concettualmente facile, perché il documento in passato era un oggetto materiale, così come un oggetto prezioso, un anello d'oro. E quindi per proteggerlo lo metto in cassaforte, so cosa fare. Nel momento in cui l'informazione non è più legata a un oggetto materiale, al suo supporto, e questo l'abbiamo capito da quando parliamo di informazione digitale, informazione dematerializzata, il problema di come proteggere quell'informazione è diventato cruciale. Perché non posso mettere in cassaforte un qualcosa che non ha, che non è materiale o che è legato a un supporto soltanto in un momento. Sappiamo tutti, io ho un documento, lo posso, non so, mandare per email, magari attraverso una rete wifi. In quel momento dov'è? Che cos'è? Non è nulla, sono onde radio, sono bit che si spostano su un filo. E certamente proteggere questa cosa richiede mezzi e comportamenti differenti da quelli che si adoperavano nel proteggere la carta. Non solo proteggere contro il furto, l'intercettazione, ma anche semplicemente contro i danni. Una chiavetta USB che si brucia, che si danneggia, o un hard disk che si rompe, fanno perdere una quantità di dati estremamente importante. Un hard disk da qualche centinaia di gigabyte, se non addirittura terabyte, contiene più informazioni di quelle che stanno nella biblioteca nazionale e possono essere obliterate in una frazione di secondo.
una cosa che in passato non succedeva. Dare fuoco a una biblioteca è un'operazione complessa, costosa e molto lunga, ci vogliono giorni e giorni di fiamme per distruggere completamente una biblioteca. Vaporizzare completamente l'equivalente digitale di una biblioteca è questione di una frazione di secondo. Anche questo significa proteggere le informazioni, evitare che queste cose succedano o per errore, o per cause naturali, o per dolo. Perché poi viviamo in un mondo in cui ci accorgiamo, basta leggere i giornali, che la minaccia è una minaccia attiva, una minaccia costituita dalla criminalità, la criminalità organizzata che si è, diciamo, imparata molto bene a utilizzare questi nuovi strumenti per condurre truffe, per condurre estorsioni di vario tipo. Perché il mondo digitale nasce per semplificare la vita, no? A chiunque. Faccio prima e meglio le cose che devo fare. E questo vale anche per i cattivi, che fanno prima e meglio il loro lavoro, cioè quello di ottenere ingiusti profitti a danno altrui. Ecco quindi che cosa significa proteggere. Informazione che è ovunque. Una volta in passato l'informazione era soltanto in certi posti, nell'archivio, nel PC, nel grande computer o nel computer dipartimentale. Adesso l'informazione e informazione di valore è ovunque, è sui nostri telefoni, è sulle nostre reti, è nel cloud. Il cittadino ha imparato a interagire con la pubblica amministrazione utilizzando identità digitali dematerializzate, utilizzando pagamenti col cellulare. E questi servizi sono importanti, sono i servizi che attivano, che abilitano la cittadinanza digitale. Ne serviranno sempre più diffusi, sempre migliori, e accidenti saranno sempre più delicati, avranno sempre più rischio di esporre il cittadino e l'amministrazione a nuove forme di minaccia, o forse vecchie forme di minaccia che si attuano in modi nuovi, perché poi alla fine le minacce sono sempre le stesse. Oggi parliamo di phishing, che significa che qualcuno ci manda una mail o un messaggio spacciandosi per qualcun altro di cui ci fidiamo e noi abbocchiamo, ma questo è esattamente quello che si faceva nel Medioevo, quando bastava mettersi una tonaca e vestirsi da frate per poter entrare nel castello, carpendo la buona fede del castellano. Succede la stessa cosa al giorno d'oggi, con sistemi diversi, e dobbiamo sviluppare le difese comportamentali, prima ancora che tecnologiche, per evitare questo tipo di rischi. Anche perché viviamo in un'epoca in cui il confine fra la sfera professionale e lavorativa e quella personale è sempre più sfumato. E non solo adesso, in tempi di Covid, in cui diciamo questa c'è stata un'accelerazione enorme verso questa direzione. E tutti siamo stati a casa, abbiamo lavorato da casa con gli strumenti di casa sui sistemi aziendali o dell'amministrazione. Ma era una tendenza che c'era anche prima e che ora diventerà inarrestabile nel post-Covid. Utilizzare gli strumenti che già ho, il mio smartphone, per lavorare da dovunque mi trovo, utilizzare la rete di casa. E quindi sistemi, reti che non sono più sotto il controllo diretto dell'amministrazione o dell'azienda, e quindi sono ancora più vulnerabili. Questa sarà una tendenza inevitabile. E sul mio smartphone ci saranno i miei dati, le mie mail, le mail dell'amministrazione, tutto mescolato in qualche modo. E questo ovviamente aumenta i rischi e i problemi. Bisogna semplicemente saperlo e prendere le opportune contromisure, non dobbiamo spaventarci. Questo è il progresso, è giusto che succeda questo, ma come tutte le cose dobbiamo capire quali sono i lati positivi e i lati nascosti, per poterci correttamente proteggere. Quando dico proteggere informazioni, faccio cenno a tre proprietà fondamentali, non entro nel dettaglio, soltanto per anche qui contestualizzare, perché proteggere l'informazione così non significa nulla. Allora, di solito si declina questo concetto di protezione su tre proprietà specifiche e esclusive, diciamo mutuamente esclusive.
che ci aiutano a contestualizzare meglio che cosa significa. Perché posso, per esempio, richiedere che un'informazione rimanga riservata, oppure no, non tutte le informazioni devono necessariamente essere riservate. La legge sulla privacy ci impone la riservatezza di alcuni dati, ma non di altri. Gli open data, per esempio, che le amministrazioni pubbliche non devono essere riservati, sono sicuramente dati destinati alla diffusione pubblica, però devono essere, ad esempio, integri, cioè chi li usa deve avere la certezza che quei dati non sono stati, diciamo, modificati o taroccati, scusate il termine, e quindi sono genuini. E questo vale anche quando firmo un contratto oppure ricevo un atto pubblico o un certificato. Devo avere, la certezza che quel dato è genuino. Oppure devo poter sempre accedere alle informazioni che mi servono, perché se devo chiedere un servizio all'amministrazione e in questo momento il sito è giù, magari perché è sotto attacco o perché è in manutenzione, ottengo un disservizio. Ecco, questi sono i tre pilastri della sicurezza dell'informazione: la riservatezza quando serve, l'integrità che serve praticamente serve sempre e la disponibilità che serve praticamente sempre. Fare sicurezza informazioni significa assicurarsi che queste proprietà si valgano in ogni contesto, più o meno. Tutto quanto è complicato, come accennavo prima, dal fatto che il mondo è diventato estremamente complesso. Lo strumento principale per andare in rete oramai è il telefono cellulare, è lo smartphone, non è più il PC. Ci sono statistiche che ci dicono che già da qualche anno gli accessi in rete avvengono più da telefoni che da computer, perché lo abbiamo sempre in tasca. E anche i sistemi di comunicazione diversi dalla mail ora sono la maggioranza rispetto alle mail che qualche anno fa facevano praticamente i tre quarti del traffico di informazioni sulla rete. E questo è un mondo in continua evoluzione. Abbiamo più dispositivi che persone nel mondo, praticamente tre dispositivi connessi a internet per ogni abitante del pianeta. Abbiamo tantissimi utenti, abbiamo tantissimi dati, tantissimo traffico. In questa grande complessità è difficile riuscire a mantenere il governo. E in questa grande complessità è facile che qualcosa sfugga all'attenzione di chi deve occuparsi della protezione. In particolare per gli oggetti cosiddetti smart, che cominciano a popolare le nostre case, le nostre tasche o borse, le nostre vite. Questi oggetti purtroppo introducono nuove forme di problemi. Ovviamente sono belli, utili, comodi da usare, ma come tutte le cose hanno degli effetti collaterali. Spesso sono oggetti molto economici, prodotti da aziende magari dell'estremo oriente, che non mettono la sicurezza del dispositivo nella priorità. La priorità è il costo basso e la funzionalità, e poi, per esempio, non verranno mai aggiornati. Ad esempio, un criterio importante per scegliere, non so, di acquistare un nuovo cellulare è la diciamo, fiducia che riponiamo nel costruttore, non soltanto del fatto che sia un costruttore che fa le cose fatte bene, ma che garantisca che nel ciclo di vita del cellulare ci fornirà gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti di solito, quasi sempre, sono aggiornamenti di sicurezza, non danno maggiori funzionalità, ma correggono errori, correggono vulnerabilità nella programmazione del dispositivo, proprio perché questi errori possono essere sfruttati dai malintenzionati per far sì che il dispositivo si comporti in modo diverso dal previsto, quindi contro la volontà dell'utente. E gli effetti possono essere più vari, da riuscire a leggere, per esempio, i messaggi che sono sul telefono, a inoculare dei malware che possono spiare l'attività dell'utente, e nel momento in cui quell'utente si collega al sistema informativo della propria azienda o amministrazione, consentire al malintenzionato di entrare nei sistemi informativi. E quindi il sistema informativo, che è protetto contro tutti gli accessi mediante misure di sicurezza, in realtà viene violato perché un utente legittimo, abilitato a entrare, porta con sé, come un cavallo di Troia, la minaccia. Ecco, in
I dispositivi moderni a basso costo consumer sono spesso poco sicuri, poco protetti, e difficilmente questa situazione è correggibile. Tant'è vero che l'Europa, l'Unione Europea, ha proprio messo in campo un'iniziativa estremamente ampia e importante, si chiama Cyber Security Act, l'atto legislativo con cui è stata varata. Il Cyber Security Act è stato approvato a settembre dello scorso anno, che prevede proprio un meccanismo di certificazione tecnica dei prodotti consumer sotto il profilo della sicurezza. L'Europa sta creando delle norme tecniche, e una rete di laboratori accreditati, governativi, che serviranno a certificare la sicurezza degli oggetti smart, del televisore, del forno a microonde che va su internet, dello spazzolino da denti col Bluetooth, del cellulare. Proprio contro i rischi di sicurezza. Il consumatore troverà, quando andrà sul banco della grande distribuzione, lo smart TV col bollino blu della comunità europea e quello senza bollino, quindi saprà che quello col bollino ha superato una rigorosa serie di test proprio di sicurezza. E l'Europa ha messo in campo questa iniziativa proprio per contrastare i rischi di questi oggetti, che poi arrivano fino agli oggetti sanitari impiantati, i defibrillatori, eccetera, ma questo, diciamo, è un discorso che esula molto dalla chiacchierata che stiamo facendo oggi. Perché ci potremmo domandare, viviamo in un mondo così debole, così vulnerabile? Tutto sommato stiamo parlando di tecnologie moderne, cioè, ma non è possibile che non ci hanno pensato. La realtà è che sì, qualcuno ci pensa, ma intanto stiamo vivendo in un mondo che è vecchio. Internet è stata progettata alla fine degli anni 60, nei primi anni 70, quando le esigenze di sicurezza non erano le stesse di oggi. È un po' come abbiamo tutti quanti, probabilmente una zia o una nonna che ci dice che ai tempi suoi, quando l'hai ragione, al paese non si chiudevano le porte delle case, si lasciavano le chiavi sulle toppe perché tanto ci conoscevamo tutti e non succedeva niente. Ecco, quando è stata progettata Internet, il mondo era così. Internet è stata progettata in un mondo in cui non c'era bisogno di chiudere le porte a chiave. Negli anni 70 era per gli scienziati. Poi, quando si è aperta al pubblico negli anni 90 e agli utilizzi commerciali, ci si è trovati come appunto quando nel paese della zia arrivano diciamo, i malintenzionati e si trovano una specie di Disneyland a disposizione. E quello che stiamo facendo è una corsa a inserire all'interno di questa struttura dei meccanismi di sicurezza che originariamente non erano stati progettati. Ma non solo questo, ancora oggi chi progetta dispositivi spesso non è competente in tematiche di sicurezza. E questo è un paradosso, perché un ingegnere che progetta palazzi non può laurearsi se non fa un corso obbligatorio di ingegneria antisismica. È necessario, anche se vive in un posto dove non ci sono terremoti, deve conoscere le tecnologie dell'ingegneria antisismica. Oggi ci si può laureare in informatica o ingegneria informatica senza fare neanche un corso di sicurezza. E la storia ci insegna che soltanto, diciamo, per essere un buon poliziotto devi essere un buon ladro, devi conoscere le tecniche dei ladri. Quindi un informatico anche molto bravo, ma che non è smaliziato e non conosce i rischi e i problemi del mondo della criminalità, eccetera, eccetera, non riuscirà a inserire meccanismi di sicurezza come richiede anche la norma, by design, by default, quindi fin dall'inizio. E quindi si continuano a progettare sistemi moderni che non prevedono tutti quei meccanismi di sicurezza che invece sarebbero necessari. Quindi si continua con autenticazione con parole chiave deboli, con autenticazione che non usa la crittografia, e diciamo errori che non si dovrebbero fare. Poi, dicevo prima, la realtà rema contro di noi perché il mondo è sempre più complesso, in questa grande complessità è sempre più difficile tenere tutto sotto controllo. E poi, e questo è il vero problema, l'essere umano non cambia da migliaia di anni, quindi cambia il mondo intorno a lui, la tecnologia evolve e avanza, ma noi siamo sempre quelli, noi ci fidiamo di uno che ci citofona e ci dice che è un rappresentante della compagnia elettrica e lo facciamo entrare e poi quello ci deruba. E succede tutti gli anni, soprattutto contro gli anziani, soprattutto in periodo estivo,
sui giornali leggiamo quotidianamente storie del genere, di truffatori che si spacciano per qualcun altro per ingannare le persone più deboli, le persone più fragili, gli anziani, eccetera. Succede esattamente la stessa cosa nel mondo della rete. Abbiamo dei truffatori professionisti che creano truffe, e in questo momento di Covid questo genere di truffe è aumentato a dismisura proprio perché la gente sta più a casa, sta più su internet, è più stressata, è più stanca, è meno attenta. Quindi sono aumentate enormemente le statistiche di queste truffe, che sono condotte contro la buona fede, la credulità, l'ingenuità delle persone, che magari si fidano di una comunicazione che arriva per mail o su un sistema di messaggistica sul telefono, che magari in un'altra situazione avrebbe suscitato diffidenza, e invece alla mail rispondiamo pensando che sia affidabile per definizione, e questo non è sempre così. Non sono tutti in buona fede. Quindi, da chi ci si deve difendere? Allora, sicuramente dalle minacce esterne, tipicamente spesso non professionali, qualcuno che cerca di fare qualche cosa che si trova in situazioni tali, ma ci sono ovviamente i professionisti, la criminalità, i concorrenti sleali. Nel settore industriale è pieno di situazioni in cui i concorrenti sleali si fanno la guerra anche a colpi di attacchi del genere, cercando magari di rubare informazioni, know-how, progetti, brevetti dai propri concorrenti. Ci sono minacce interne, perché appunto le pecore nere ci sono dovunque, in qualunque organizzazione c'è qualcuno che è insoddisfatto, che vuole vendicarsi del capo, che vuole trovare il modo di ottenere appunto un ingiusto profitto dalla propria attività. E succede, sono pochi per fortuna, ma nel momento in cui il, diciamo, controllo sociale che si ha in una normale vita d'ufficio viene a cadere perché lavoriamo tutti da remoto, da casa, verso altri sistemi, eccetera, ecco, è più probabile che queste cose accadano. E poi ci sono i rischi di trovarsi in mezzo a qualcosa che non è contro di noi, ma che ci fa del male. Faccio un esempio: se un rapinatore vuole andare a rapinare una banca, non ci va certamente con la sua automobile, quello che fa è rubare un'automobile e andare con l'automobile di un altro. Ecco, il poverino a cui viene rubata l'automobile è una vittima ignara, inconsapevole di questa cosa. Il rapinatore non ce l'ha con lui, non è che ha rubato la macchina di una persona che conosce perché ce l'ha con lui. Non sa neanche di chi sia quella macchina, la usa per andare a rapinare la banca. Succede la stessa cosa in questo mondo. Se un criminale vuole condurre un'azione illecita contro un determinato soggetto, tipicamente non lo fa dalla rete, dalla sua rete, ma utilizza la rete di una terza struttura ignara e inconsapevole. E di solito sono piccole aziende che non si proteggono o piccole amministrazioni. Quindi succede spesso che reti informatiche di comuni, piccoli comuni o di amministrazioni tipo scuole, vengano adoperate dalla criminalità per condurre azioni in modo da far perdere le proprie tracce. Quindi non ci si deve difendere soltanto perché ho qualcosa di prezioso da proteggere, ma anche perché qualcuno potrebbe utilizzarmi a mia insaputa per fare qualche cosa di brutto contro un terzo. Ripeto, soprattutto le scuole di solito sono utilizzate perché hanno dei sistemi informativi molto aperti, poco protetti, perché si pensa non ci sia nulla da proteggere, e in realtà favoriscono la commissione di crimini verso altre organizzazioni. Come vengono perpetrati questi crimini? Beh, ci sono intanto vari tipi di strumenti, non li esaminiamo tutti oggi, parlo soltanto di quelli che sono più vicini alla nostra realtà quotidiana e contro i quali ciascuno di noi può fare qualcosa col proprio comportamento, può fare la differenza. Tipicamente, la maggior parte di queste minacce si attuano con il cattivo che riesce a installare un programma malevolo
sui nostri sistemi o sul telefono, sullo smartphone o sul computer, sul tablet. Questi programmi malevoli vengono chiamati genericamente malware. Possono fare varie cose, da rubare le informazioni che trovano sul dispositivo a essere usati come testa di ponte per poter poi connettersi ai sistemi aziendali. Oppure ci sono sistemi in cui il malware blocca l'operatività del computer e poi il criminale chiede un riscatto alla vittima per poter ripristinare l'operatività. In questo caso si chiamano ransomware. Sono una piaga molto diffusa perché sono purtroppo facili da fare e da diffondere. Viene bloccato tutto il computer, il sistema informativo e viene detto se non mi paghi dei soldi, tipicamente in Bitcoin, non riavrai più i tuoi dati o la funzionalità del tuo sistema. Oppure ci sono programmi che possono contribuire a forzare le password, che sono le password il primo baluardo di sicurezza. Si insiste tanto sulla robustezza delle password proprio perché la password è il primo filtro. Una password è come la serratura di casa. È chiaro che un ladro molto motivato riesce a entrare in un appartamento, però deve fare tanta fatica. Se si trova la porta aperta o la chiave sotto il tappetino, fa meno fatica. Ecco, la password è come la serratura di casa. Certamente ci sono altri modi per entrare, ma è il primo e più importante baluardo. Non dobbiamo lasciarlo indifeso o aperto. Ma ne parlo fra un secondo. Quindi strumenti, modalità di diffusione, oramai quasi soltanto via messaggi o di mail, o adesso sono molto molto diffusi i messaggi sui social network, su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, in cui qualcuno manda un link, guarda qui, clicca qua, tipicamente sono messaggi fasulli, però per quello che dicevo prima, siamo più o meno in buona fede, mi arriva questo messaggio, lo trovo interessante, oppure un'offerta allettante, guarda, oggi regalano gli smartphone, vendono gli smartphone a 10 euro e io ci clicco sopra, tanto che vuoi che succeda. In realtà con quel clicco sopra magari favorisco l'installazione di questo malware che poi rimarrà nascosto nel mio telefono, nel mio computer e farà quelle azioni che dicevo prima. Gli effetti sono appunto tanti e vari, vanno dallo spionaggio, quindi dall'esfiltrazione di dati personali o no. Dice sì, ma che cosa gli importa delle foto, della comunione che ho sullo smartphone? Niente, però magari sullo smartphone c'hai una rubrica di numeri di persone che sono importanti. Se quello smartphone usi per lavoro, ci sono i nomi dei dirigenti della struttura. Se c'hai memorizzato dentro le tue password, chi ha rubato quelle informazioni sa anche come accedere al tuo account di lavoro e quindi è una reazione a catena, da una piccola fuga di informazioni si possono generare effetti estremamente pericolosi. Poi ci sono azioni di vero e proprio sabotaggio, danneggiamento, blocco di servizi, frodi verso la persona. Adesso va molto di moda una cosa che si chiama SEO fraud, la frode dell'amministratore delegato, in cui un'organizzazione criminale, ovviamente, che tiene sotto controllo un'azienda, una pubblica amministrazione, quindi sa un po' i nomi delle persone che ci lavorano, le cose che funzionano, al momento giusto manda, per esempio, una mail o fa telefonare una persona dicendo, magari è in occasione di un pagamento, è andata a buon fine una fornitura e l'azienda deve pagare, arriva la mail di quell'altro e dice, guarda, non mi pagare i soldi della fattura, numero, cosa che mi devi pagare, non me li mandare su questo conto, mandameli su quest'altro conto. La vittima ci cade perché tutto è coerente e in realtà fa il bonifico sul conto del truffatore che si è inserito al momento giusto. Truffe del genere sono estremamente comuni, purtroppo, molto diffuse in tutto il mondo, non solo in Italia, e nascono, per esempio, dal fatto che c'è un malware installato che consente ai criminali di monitorare la mail dell'organizzazione, quindi di sapere qual è il momento giusto per inserirsi come terzo incomodo in una transazione oppure ottenere servizi. Oppure le estorsioni, il ransomware di cui parlavo prima, il malware che cifra i dati e chiede un riscatto per rimetterli in chiaro, altrimenti non si possono più usare. La vulnerabilità principale non è quella tecnologica.
Esistono sistemi tecnologici per difendersi, l'antivirus, cose del genere, ma la vulnerabilità principale è la persona, l'essere umano, che cade vittima di raggiri che agiscono a livello psicologico. Se avete visto sui giornali quello che è successo a Twitter negli scorsi giorni, Twitter è stata, diciamo, hackerata, è stato detto, in realtà non è proprio così, e ha consentito di mandare messaggi fasulli a nome di personaggi importanti. Lì è stato tutto quanto esattamente provocato da un attacco verso una persona, di questi che abbiamo raccontato, una persona che è caduta in una trappola, si è fidata di una mail, ha cliccato sul famoso allegato, non è andata proprio così, ma insomma concettualmente sì, e quindi ha consentito l'installazione nascosta del malware sul suo PC, da cui i malintenzionati sono riusciti ad arrivare ai pannelli di controllo di Twitter e hanno disabilitato le protezioni degli account dei VIP e hanno mandato i messaggi. L'attacco ora non si fa più verso le macchine, ma si fa verso le persone, perché è sempre stato così, dall'epoca degli Egizi fino a oggi, è la persona che è l'anello debole. Quali sono le contromisure? Dicevo, i livelli di azione sono tanti. C'è un livello fisico, che significa non far entrare estranei nell'ufficio, e lo sappiamo. Attenzione a non far mettere le mani sul tuo telefono a un estraneo, non fartelo rubare, e lo sappiamo. C'è un livello logico, che è quello delle protezioni informatiche, e quindi gli antivirus, tutti i meccanismi di protezione che le aziende o le amministrazioni mettono in campo, la tecnologia, crittografia, controllo dei contenuti, chi più ne ha più ne metta. E c'è il livello organizzativo, le procedure, i processi, che servono a far sì che le persone non facciano le cose sbagliate, e quindi con i loro comportamenti, in buona fede, non mettano a rischio l'organizzazione. Quando si chiede di cambiare le password ogni 8 mesi o di utilizzare password lunghe, questa è una misura organizzativa che serve proprio a far sì che le persone non commettano l'errore di, per esempio, usare password facili da indovinare, perché sarebbe come lasciare la chiave sulla toppa della porta. La sicurezza delle informazioni quindi riguarda i dispositivi, ma perché i dispositivi sono l'ultimo anello di una catena che parte dalle persone. I dispositivi sono usati da persone. I dispositivi sono usati da persone per gestire processi che trattano informazioni. Quindi la catena è il dispositivo, le informazioni che ci sono sopra, i processi che trattano quelle informazioni, le persone che gestiscono i processi. E l'anello ultimo sono sempre le persone, perché qualunque informazione nasce da una persona e arriva a una persona, anche nella pubblica amministrazione. E peraltro, il mestiere della pubblica amministrazione da sempre è trattare informazioni, le informazioni dei cittadini. Io dico sempre che la pubblica amministrazione è l'infrastruttura più critica del nostro paese. Abbiamo le infrastrutture critiche, luce, gas, telefono, ma la pubblica amministrazione è l'infrastruttura più critica, perché tratta le informazioni cruciali che sono il bene del paese, cioè i cittadini. Un cittadino, da quando letteralmente nasce a quando muore, compreso tutto quello che fa in mezzo, va a scuola, va al lavoro, si ammala, si sposa, fa il militare, eccetera, eccetera, tutto è gestito dall'amministrazione. Queste sono informazioni cruciali, sono processi cruciali, trattate con dispositivi cruciali che riguardano persone, e è il bene principale della nazione. Quali sono le possibili contromisure che si possono mettere in campo? Uno, il solito buon vecchio consiglio della nonna: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Perché, come dicevo prima, l'attacco non è mai verso il dispositivo, ma è verso la persona che ha in mano quel dispositivo. E quindi, tutte le volte che arriva una mail imprevista o un po' sospetta, non è mai bene dire "ma clicco e vedo di che si tratta", perché è proprio quello che il malintenzionato vuole. E arriva la mail dicendo "ah, abbiamo il tuo pacco in giacenza dal corriere". E tu dici "ma io non ho ordinato niente, andiamo a vedere di che si tratta, magari sono sbagliati". E lo fanno apposta per suscitare proprio l'impulso ad andare a cliccare. E cliccando su quella cosa, aprendo quel documento, sono
sfruttando le vulnerabilità tecnologiche, eccetera, eccetera, il malintenzionato mi riesce a installare sul mio dispositivo quel malware che poi farà tutte quelle belle cose. Per cui, in caso di mail anomale, situazioni impreviste, non fare nulla e chiedere il consiglio dell'esperto. Anche se trovate una chiavetta USB per terra, per strada, il primo impulso è metterla nel computer per vedere cosa c'è. Ecco, mai farlo, perché quello è un modo classico con cui i malintenzionati si creano un accesso all'interno di un'azienda, lasciano una chiavetta fuori degli uffici di un'organizzazione, dentro la chiavetta c'è un malware, un software malevolo di attacco, sicuramente trovano un dipendente curioso che la trova e se la mette nel computer per vedere cosa c'è, e quella è una trappola. Quindi il comportamento è la prima e più importante contromisura. Poi le normali attenzioni, corretta custodia e impiego dei dispositivi, o contro il furto ovviamente, ma non solo, allontanarsi dal computer e attivare il salvaschermo è una buona norma, perché se no il primo Pierino che passa può, per scherzo, per gioco, per dolo, fare danni al mio computer che è aperto. Proteggere le credenziali, siano password, siano smart card o cose del genere, perché chi mi ruba le credenziali può compiere azioni a mio nome, di cui io avrò la responsabilità. E le credenziali quindi vanno protette perché sono come la mia identità. E poi un comportamento sempre prudente durante la navigazione, attenzione ai siti, attenzione a cosa si fa, uso consapevole dei social network, a volte raccontiamo troppe informazioni personali sui social network. Oramai i ladri vanno nelle case di quelli che stanno in vacanza perché lo hanno letto su Facebook, e sanno che quel weekend quella famiglia sarà in vacanza al mare e quindi sono tranquilli che avranno qualche ora a disposizione per svaligiare la casa. Attenzione alle app, le app non autentiche, le app che si trovano su repository non certificati, spesso sono trucchi. Ma anche quelle che troviamo in giro, perché ci sono 150 app di torcia sugli store quando tutti i telefoni hanno già la funzione torcia? Perché devo scaricare una torcia? O perché ci sono 300 app che dicono di gestirmi il mio conto alle poste quando c'è l'app ufficiale di poste? Non vanno bene, magari non sono tutte malevole, ma qualche cosa di strano ovviamente c'è. E poi ci sono le tecnologie, accidenti se ci sono e servono. La prima e più importante è l'antivirus. Sembra strano, tutti dicono l'antivirus è morto, è superato, le nuove minacce superano gli antivirus, è vero, ma un antivirus leva il 99% delle cose brutte, del rumore. E oggi, in questo momento, in questi anni, è addirittura più importante avere un antivirus sul cellulare che non sul PC. Perché la maggior parte delle minacce arriva sui cellulari, perché la gente usa il cellulare per navigare. Ci sono gli antivirus per i cellulari, tutti i produttori seri li fanno. Non mettete sul cellulare l'antivirus gratuito che trovate su internet, non perché sia una trappola, ma perché non è così efficace un antivirus fatto da un produttore vero. Scegliete il vostro produttore di riferimento, quello dal quale comprate l'antivirus per il PC, e con un minimo sovrapprezzo avrete anche la versione per cellulare e mettetecela, è un consiglio spassionato. Le password, dicevo, sono la prima e più importante tutela, il più importante baluardo. La stragrande maggioranza degli attacchi avviene perché l'attaccante viene a conoscenza della password e quindi entra dalla porta principale, non ha bisogno di scavalcare la finestra. E come fa a scoprire la password? Intanto la può proprio scoprire, perché la password è lasciata in giro, è lasciata in chiaro, appuntata da qualche parte, mi rubano il cellulare o il portafoglio, dentro c'è il foglietto con tutte le password. Non mi hanno rubato solo il portafoglio, gli ho dato le chiavi di casa, dell'ufficio, della macchina, di qualunque cosa. Quindi attenzione a custodire. Le password possono essere indovinate, noi abbiamo la tendenza a usare password un po' sceme, o che hanno qualcosa a che fare con noi, il nome del cane, del figlio, della moglie, la data di nascita, cose del genere, che magari qualcuno che ci conosce può indovinare o può ricostruire, oppure lo sa perché vede su Facebook quando sono nato e prova la mia data di nascita come password e guarda caso funziona. Quindi gli diamo noi degli indizi importanti per indovinarlo. Oppure trafugandole.
se io riesco a scoprire la password della, non so, del circolo della bocciofila a cui sono iscritto, 3 volte su 4 quella persona dovrà quella stessa password anche per l'account di lavoro, perché siamo pigri mentalmente e non cambiamo le password per i diversi ambienti. Per cui se qualcuno trafuga la password della bocciofila, poi prova a usarla come password per il mio account al ministero, molto probabilmente la password è la stessa. Ecco perché noi ci raccomandiamo di non usare mai la stessa password per servizi diversi, perché una volta che viene compromesso un servizio, almeno non vengono compromessi tutti gli altri. Quindi le regole di comportamento delle password sono semplici e andrebbero però seguite scrupolosamente. Mai usare la stessa password per più account diversi, per quello che ho appena spiegato. Evitare di usare riferimenti personali nella password o anche parole di senso compiuto. Se io ci metto una parola della lingua italiana, un computer ci mette una frazione di secondo a provare tutte le parole dell'italiano. Tutte le parole italiane sono poche, sono 800.000. Un computer ci mette 4 secondi a provarle tutte e quindi a scoprire la password. Quindi non parole di senso compiuto e basta, non il mio nome o cose facili. Le regole sono sempre quelle, password un po' lunghette, in cui dentro ci siano o delle parole inventate a caso, o dei numeri, delle cifre, dei segni di interpunzione, proprio per evitare che uno prova tutte le parole in fila e l'azzecca subito. E poi cambiarle ogni tanto, non spessissimo, ma diciamo una volta all'anno è una buona cosa, perché esistono in giro elenchi di password trafugate che poi vengono pubblicate nei canali underground. Se io non cambio mai la password, uno che trova accesso a quell'elenco sa che quella password sarà valida anche se è vecchia di 5 anni. Se invece io la cambio ogni tanto, quegli elenchi almeno non servono più a niente. E brevissimamente vi parlo delle misure di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. Non in quanto, diciamo, la maggior parte di voi sia responsabile di attuarle o di metterle in esercizio, perché è il dirigente, diciamo, responsabile della transizione al digitale o dell'IT che deve farlo, ma perché invece tutti saranno impattati da queste cose. Quando l'amministrazione dirà: attenzione a non installare sui PC software non autorizzato dall'amministrazione, quella non è una vessazione, quella è un adempimento di una precisa regola obbligatoria che dice proprio questo. E il motivo è quello che vi ho detto, perché installando la qualunque sui PC di chiunque si rischia di aprire la porta a software malevolo o che abbia effetti indesiderati sull'amministrazione, e questo non deve essere consentito. Brevissimamente, le norme sono in vigore dal 2017, sono obbligatorie per tutte le amministrazioni dal 31 dicembre 2017 e sono ancora in vigore, non sono state abrogate. Non ci sono sanzioni per la non adempienza, però sono rubricate come specifico dovere d'ufficio del dirigente responsabile IT ai sensi dell'articolo 17 del CAD. Quindi non adottarle è comunque un'omissione d'atti d'ufficio da parte di un dirigente della pubblica amministrazione, che non è una cosa molto banale. Gli obiettivi erano aiutare le amministrazioni, soprattutto quelle più piccole, quelle meno preparate, quelle più inconsapevoli, che non sanno cosa fare, aiutarle prendendole per mano e dicendo loro: almeno fai queste cose. Un po' come quando uno va dal medico, il medico la prima cosa dice: vabbè, però bevi, fumi. Allora, smetti di bere, smetti di fumare, perché comunque ti fa bene. Ecco, la logica è esattamente la stessa. Ha inciso. Io sono uno dei due autori delle misure minime, quindi quello che vi sto dicendo adesso non è soltanto perché l'ho sentito dire da qualcuno, vi dico esattamente come abbiamo affrontato il problema di scrivere e di svilupparle e perché. Perché conosciamo bene l'amministrazione, sappiamo bene che non potevamo imporre all'amministrazione cose inattuabili, troppo complicati, oneri inutili. Abbiamo cercato di fare una cosa semplice che si possa fare con carta e penna, che non costi troppo tempo, troppo lavoro, ma che aiuti l'amministrazione a riflettere sul problema, a porsi il problema e cercare di affrontarlo. Quindi stabilire, quindi aiutarle, intanto con una checklist di cose da fare subito perché aiutano, stabilire una base comune. Sappiamo tutti, ecco, che qui si tocca, quindi qui va bene, più in là attenzione a quello che fate. Dare all'amministrazione anche uno strumento per verificare, perché può essere adoperata anche come strumento di verifica, per capire dove sto messo meglio, dove sto messo peggio, cosa mi manca, e come arrivarci.
ma soprattutto responsabilizzare le amministrazioni sui temi che abbiamo detto. L'amministrazione ha vissuto per tanto tempo come Biancaneve, no? In un mondo di favola. Non pensa, non ha pensato che qualcuno potesse avercela con lei, no? La criminale dice: ma perché i criminali ce la possono avere con l'amministrazione? Che ho di valore? Accidenti, ha informazioni, può essere ricattata. In questo momento, per esempio, vanno molto di moda delle cose veramente orribili, che sono i ricatti verso la sanità. Si bloccano i sistemi degli ospedali e si chiede il riscatto. L'ospedale ha tanto da perdere, le persone possono morire. È un atto veramente vile, ma la criminalità non si fa a problemi etici, ovviamente. Quindi responsabilizzare di fronte al problema. Ops, perché mi è andato su condividi lo Sì, un schermo? attimo Non era Corrado, avvezzato. adesso rimettiamo le slide. Un attimo solo. Scusatemi, regia, mi sono perso la presentazione. Non so che è successo. Quindi queste misure sono anche uno strumento di consapevolezza. Grazie. Mi riarrivate quasi verso la fine. Vado io? Sì, lo faccio io. Ok, no, c'eravamo. Perfetto. Grazie. Abbiamo cercato di non. Ecco, sì, stavo facendo confusione io. Abbiamo cercato di non reinventare l'acqua calda, ma ci siamo riferiti a delle librerie, diciamo, di misure che sono consolidate sul mercato, no, sul mercato, scusate, nella comunità di esperti, però le abbiamo adattate alla realtà della pubblica amministrazione italiana, che conosciamo bene. Sappiamo i problemi dell'amministrazione, la mancanza di fondi, la complessità, e quindi abbiamo cercato di fare qualcosa che non fosse, ripeto, una misura avulsa dalla realtà, ma fosse calata nella realtà e non complicasse la vita più di tanto alle amministrazioni, che non hanno tempo, non hanno soldi, e vorrebbero soluzioni semplici e veloci. Questa nasce con questo intento, ripeto, si fa con carta e penna, nei casi più semplici. Le misure sono articolate su alcune grandi famiglie di controlli. Controlli è il termine con cui in questo mondo si indicano le contromisure. Ve le faccio vedere semplicemente, ripeto, a livello così, un po' come Piero Angelo, per raccontarvi che cosa le amministrazioni sono venute a fare, perché vi possiate riconoscere laddove la vostra amministrazione ha attuato le misure e quindi possiate capire perché vi hanno detto di fare quella cosa e non un'altra, oppure come potete essere ancora più utili e migliorare il livello, quindi andando in linea, in sintonia con i requisiti. Le famiglie sono molto semplici. Parlano di, da parte dell'amministrazione, di fare un inventario dei soli dispositivi autorizzati a connettersi alla rete, dei soli software autorizzati, delle modalità con cui si devono proteggere le configurazioni dei dispositivi e dei software, che sono i dati più critici di ogni oggetto. Adesso poi ci arriviamo brevemente, ma insomma questa era giusto la panoramica. Poi valutazione e correzione continua delle vulnerabilità, gli aggiornamenti di cui parlavo prima, le patch, che vengono applicate, vengono mandate ai costruttori proprio per correggere difetti che potrebbero essere sfruttati da attaccanti per violare i sistemi. E quindi è importantissimo mantenere aggiornati i dispositivi. Questo vale anche per il proprio PC di casa o per il proprio cellulare. Tutte le volte che il produttore vi manda un aggiornamento, fatelo, perché di solito corregge vulnerabilità di sicurezza. Uso appropriato dei privilegi di amministratore. Difese contro i malware, quindi gli antivirus, queste cose qui, i backup, le copie di sicurezza, perché se qualcosa va male, se un computer si rompe o va a fuoco, o se entra un ransomware e i dati del computer vengono cifrati e mi chiedono il riscatto per rimetterlo in chiaro, la mia unica salvezza è avere una copia dei dati utilizzabili che io posso recuperare per ripartire. E quindi diventa obbligatorio farlo e farlo con certi criteri. E poi proteggere in generale i dati contro esfiltrazioni, fughe, leak, come si chiamano, eccetera, eccetera, anche ai sensi della privacy. Vi dico, queste misure sono tarate su tre livelli. Il livello minimo è quello obbligatorio per tutti, dall'asilo fino al Ministero dell'Interno, e è veramente un livello minimo sotto il quale non bisogna andare, ma per decenza. Non lo faccio nemmeno io sul mio computer di casa, meno di così, nessuno lo dovrebbe fare. Lo standard è quello che ci aspettiamo, che vada bene per la maggior parte delle amministrazioni, né troppo grandi né troppo piccole, e quello avanzato invece serve soltanto per le amministrazioni più critiche,
quelle più importanti, quelle più grandi e quelle che fanno cose più critiche, ma può essere visto anche come un utile obiettivo finale di miglioramento anche per gli altri, così sappiamo quale sarà la fine di questo percorso. Ci sono modalità di applicazioni, in una realtà piccola non c'è problema, si fanno quelle quattro cose e va bene, in una realtà molto grossa e complessa, come può essere un ospedale, un'università, una regione, non è pensabile applicare in modo piatto le misure su tutte le strutture e quindi la norma prevede proprio che ogni amministrazione può, deve, può, come gli fa più comodo, identificare al proprio interno delle aree omogenee nelle quali applicare le misure a livello opportuno. Per cui ci saranno aree in cui bastano misure a livello minimo, aree in cui serviranno misure a livello maggiore, con grande flessibilità. Non vi spara nessuno se, diciamo, fate le cose in questo modo, anzi è molto meglio. Carrellata velocissima sulle varie famiglie che vi ho indicato prima, ma tanto poi le trovate nelle slide, ma giusto per dirvi i razionali quali sono. La famiglia 1 che dice di fare l'inventario dei dispositivi serve semplicemente a questo, perché l'amministratore della rete come fa ad accorgersi se c'è qualche dispositivo estraneo che è collegato, se non sa quali sono quelli veri che hanno diritto di essere collegati. Se ognuno arriva e attacca quello che gli pare e non si sa bene qual è la situazione standard, non ci si può accorgere dell'intruso. Questo è il motivo. Poi come si fa, diciamo, è descritto nelle misure. Stessa cosa per i software. Non dovrebbe essere possibile per nessun impiegato, funzionario, dirigente di un'amministrazione installare sulla propria postazione di lavoro quello che vuole, perché potrebbe introdurre vulnerabilità, introduce complessità, eccetera. Quindi anche lì serve un inventario di quello che è consentito a fini di lavoro, che poi deve essere flessibile, perché se poi arriva che un impiegato ha bisogno di un certo software per fare una certa cosa, è chiaro che quello deve essere fornito, ma deve essere governata questa cosa, deve essere censito, deve essere autorizzato, perché altrimenti non mi accorgo se ci sono anomalie. Avrete capito che la cosa più importante è accorgersi delle anomalie, prevenire le anomalie, ma accorgersi di quando ci sono. Proteggere le configurazioni è abbastanza ovvio, i dati di configurazione sono quelli che dicono a un dispositivo come funzionare e sono i primi che vengono compromessi da un malintenzionato e quindi vanno protetti. Correzione continua delle vulnerabilità significa il discorso degli aggiornamenti, delle patch che dicevo prima, vanno applicate perché di solito proteggono i dispositivi. I privilegi di amministratore di solito, diciamo, non riguardano le persone normali, ma solo quelli che hanno i superpoteri sulle reti, che devono poter, no, non devono poter abusare dei loro superpoteri. Difese contro i malware riguardano un po' tutti quanti, perché appunto significa far sì che le persone non si becchino i malware, come installando gli antivirus, ma anche facendo cultura, spiegando che se trovi la chiavetta USB per strada non la devi infilare nel computer, che non devi cliccare sul primo link che ti capita perché quello dice di essere il tuo fornitore e poi magari non lo è. Quindi non è solo tecnologia, ma è anche attenzione delle persone. Questo è molto importante. Le copie di sicurezza, lo dicevo prima, se non si hanno le copie di sicurezza in caso di disastro non si riparte e la norma rende obbligatorio non solo farle, ma anche verificare che la copia possa essere riletta e reinstallata, perché tante volte capita che qualcuno fa una copia, ma poi la copia è danneggiata, illeggibile, e quindi non serve a niente. Protezione dei dati, dicevo, sono tutte le altre misure, quelle servono ad evitare sfiltrazione di dati, e quindi sono controlli sull'utilizzo di internet, eccetera, eccetera, un po' più, diciamo, sofisticati. Io ho finito, vi lascio qui alcuni riferimenti. Link dell'Agenzia per l'Italia Digitale, trovate in particolare quel secondo link. La norma, che sta ovviamente in Gazzetta Ufficiale, ma ve la trovate lì con tutti i documenti, i moduli, le spiegazioni, eccetera, eccetera. Il CERT AGID della struttura, che prima era CERT PA, ora è CERT AGID della struttura di supporto alle amministrazioni per la prevenzione e la risposta agli incidenti. Abbiamo iniziato a preparare dei documenti proprio informativi molto semplici, si chiamano pillole, le trovate al secondo link. Come non cadere nel phishing. Come non prendersi un malware e cose del genere. Sono veramente i livelli minimi indispensabili per creare questa consapevolezza. Io ho finito, grazie, scusate, forse ho rubato qualche minuto di più, ma più
più veloce di così non ce l'ho Perfetto. fatta, ma Corrado, se c'è grazie qualche domanda, io certo mille. volentieri C'erano ancora alcune mi domande, posso però rivolgere a devo te, dire Roberta. molto su aspetti specifici di password, sicurezza, insomma anche sui cellulari. Quindi effettivamente diciamo che la presentazione ha preso parecchio tempo, quindi in questo momento direi di non ce la facciamo a rispondere. Sei stato comunque molto chiaro, vi rinnovo quindi, così come diceva Corrado, l'invito a vedere le sue slide, perché alla fine ci sono tutti i riferimenti dei quali ha parlato. Le slide sono già disponibili nella scheda di Eventipa, quindi trovate già tutto tra i materiali dei relatori, e da questo pomeriggio troverete anche la registrazione del webinar che potrete riascoltare. Per tutto il resto, come dico sempre, ci sarà la formazione, quindi insomma troverete i chiarimenti anche a questi dubbi nei materiali formativi. Allora, con questo vi ricordo a questo punto che l'ultimo appuntamento di questo ciclo di webinar sarà martedì prossimo, il 28. Parleremo di proteggere i dati personali e la privacy. Sarà quindi il secondo, diciamo, la seconda parte dell'area che riguarda la sicurezza. Vi ricordo ancora un'altra cosa, come sempre la registrazione del webinar sarà disponibile a questo pomeriggio. Vi ricordo che è stata pubblicata la newsletter di competenze digitali, il primo numero è stato pubblicato questa settimana, quindi se vi interessa, questo è adesso. Volevo mettere la slide, dove si vede da dove ci si può iscrivere per la newsletter. Quindi a partire dal sito vi potete comunque iscrivere, ecco qua la slide, per ricevere la newsletter, che comunque è trimestrale, quindi il prossimo numero lo rivedremo verso ottobre. Diciamo che iscriversi alla newsletter è un modo per rimanere aggiornati su tutte le attività previste. Le notizie della newsletter le vedrete comunque sempre sul sito. In questa pagina competenzedigitali.gov.it. Con questo vi ricordo ancora di consultare le FAQ che sono disponibili sul sito, che noi implementiamo ogni settimana con le domande che ancora arrivano al nostro servizio di help desk o che arrivano durante questi seminari. Se non trovaste risposte nelle FAQ, potete fare la domanda al servizio di help desk che vedo state già consultando quotidianamente. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento martedì prossimo, ringrazio i relatori di oggi, la dottoressa Campagnola della Regione Lazio, Corrado Giustozzi che ha parlato della protezione dei dispositivi, è stata una bella chiacchierata come sempre. Arrivederci a tutti, a martedì prossimo, buon pomeriggio.